Abbiamo iniziato a delineare un progetto di società migliore, quel progetto che presenteremo ai cittadini, che vogliamo elaborare per rendere ancora più incisiva la nostra proposta politica e soprattutto renderla sempre più utile ed efficace per migliorare la qualità di vita dei cittadini e migliorare il paese. Ci siamo confrontati su tanti temi, siamo partiti, direi, abbiamo afferrato due aspetti che ci fanno riflettere molto, e uno è il calo demografico. Ormai il nostro paese sta attraversando un pauroso calo demografico. La soglia delle 400.000 nascite è una soglia che è stata toccata, una soglia al ribasso, che rischia di offrire una prospettiva di impoverimento generale del paese. Se continua così con queste proiezioni, nel 2048 i decessi doppieranno le nascite. Allora, qualsiasi politica con la P maiuscola deve partire da questo dato e deve costruire dei percorsi riformatori che offrano un sostegno, ovviamente, che contrastino la denatalità e che offrano un sostegno alle giovani coppie e alle famiglie per contrastare il calo demografico. L'altro aspetto che ci preoccupa molto, è stato al centro di tanti interventi, è quello della scarsa produttività del sistema paese. Ovviamente non sarà un progetto come nelle caratteristiche, nella sensibilità del Movimento 5 Stelle, un percorso calato dall'alto, ma ci sarà un ampio confronto con i territori, sarà un progetto di governo, di riforma del paese ampiamente condiviso, partecipato a tutti i livelli e ovviamente sarà anche rinforzato da una piattaforma che poi si ricollega alla scuola di formazione. Permettetemi di preannunciarla adesso, ma tra pochi giorni poi avremo anche un evento di presentazione di tutte le iniziative che andiamo a fare nella scuola di formazione. Abbiamo bisogno noi di studiare continuamente, di approfondire continuamente i temi che interessano gli italiani, abbiamo bisogno di confrontarci con gli esperti. Abbiamo bisogno anche di contribuire in generale a migliorare la qualità della classe dirigente italiana e questi saranno gli obiettivi anche della scuola di formazione.